Ciao a tutti, in questo video vedremo molte informazioni su Inazuma Eleven Go Luce e Ombra che usciranno il 13 giugno 2014 in Europa. Se volete venire nel mio sito tuttoinazumaeleven.blogspot.net, qui ci saranno molte discussioni, molti topic con molte informazioni. Queste però le vedremo dopo. Adesso iniziamo a vedere nel sito ufficiale giapponese le informazioni del gioco, differenze, cashin e tutte le cose che si possono fare nel gioco. Qui le differenze tra luce e ombra. Allora, iniziamo. La squadra esclusiva di luce è la Unlimited Shining, con il capitano che è Akuryu, in italiano, in europeo Bailong, e la Ancient Dark di Ombra, con il capitano che è Shu o Tezcat in europeo. Qui le tecniche esclusive di luce sono la White Hurricane, poi la Toccata e Fuga, Deep Mist, non mi ricordo il nome italiano, ma era qualcosa, nebbia, qualcosa. Poi Serpente a Sonagli e Mano di Luce B. Poi invece in ombra ci sarà il Tiro Sonico, la Rete da Cacciatore, qualcosa così, Hunter's Net, lo Scatto Repentino e la Burai Hand, che era in italiano, era, mi sembra, Mani Sicure, Parata Sicura, qualcosa simile. In luce ci sarà pure come differenza che come moglie di Mark ci sarà Nelly, e in ombra Camellia. Qui come aiutante si potrà avere in luce Xavier e in ombra Nathan. Poi da reclutare in luce sarà possibile reclutare Xavier e in Dark Byron. Questi sono alcuni giocatori esclusivi, a sinistra quelli di luce e a destra quelli di ombra. Questi sono i cash-in esclusivi di luce, Shining Dragon, e in ombra Dark Exodus, non so in italiano come saranno i nomi. Questi sono altri cash-in esclusivi, sempre a sinistra di luce e a destra di ombra. Queste cose qui non c'entrano con la versione italiana perché sono le sigle. Questi sono altri giocatori, avversari, non so bene cosa c'entreranno nel gioco, che ruolo avranno. E per le differenze basta. Vediamo... Vabbè, la storia si sa che la Raymond deve sconfiggere il quinto settore con immagini. I personaggi, queste sono le squadre principali. E ora i cash-in. Qui vediamo quello di Arion, Majin Pegasus, Kensei Lancelot, questo è Pegaso Alato, Maestro Spadaccino Lancelot, Maestro d'Orchestra, Direttore d'Orchestra, Shining Dragon e Dark Exodus. Queste sono le sfide tra cash-in. Si vede prima i cash-in che si sfidano, poi uno distrugge l'altro e poi fa vedere il giocatore che dribbla quello che è stato sconfitto. Qui l'icona cash-in sotto quella della tattica, e verrà questa scritta, vabbè, diversa nella versione italiana, e si potrà scegliere che cash-in usare, quale. Poi i tiri dei cash-in, che si può anche scegliere la potenza. Ogni cash-in avrà dei cash-in point per usare le tecniche oppure gli attacchi.
Qui sono altre immagini. Dragon Storm. Qui invece sono le evoluzioni dei Kenshin, questa è la schermata con la descrizione del Kenshin, il Kenshin Attack 86, quello di Majin Pegasus, di Pegasolato, qui le tecniche che ha dall'inizio, Pegasus Break e un'altra che mi sembra che è extra, dovrebbe essere extra. Qui le evoluzioni, gli elementi, questo è Soucha Maestro, direttore d'orchestra. Questi sono gli elementi, cioè vento, albero, fuoco, montagna, e questo è a Dark, mi sembra. Qui è Kensei Lancelot, maestro spadaccino Lancelot. Questo è un personaggio che si troverà in cima alla torre per usare i Kenshin per passarli ai giocatori. Qui in altre schermate dei Kenshin, questo è Matei Grifon, spirito degli animali grifo. Ora vediamo alcune parti del gioco, un po' la schermata della partita. Qui alcune sfide, qui ci saranno anche le nuove sfide 5 contro 5 invece di quelle 4 contro 4 degli altri, dei precedenti giochi. Le nuove tattiche speciali. Gli stadi, che come nel cartone, nell'anime, ci sono quello di ghiaccio dove i giocatori scivolano, poi quello con i vortici, lo stadio turbina. Qui alcuni altre schermate di gioco, dei reclutamenti, dei requisiti per reclutare alcuni giocatori. Qui gli allenamenti, training point, e questo è un altro tipo di allenamento. Qui gli amichevoli, questa è la schermata di amichevoli, diversa e anche migliore da quelle dei giochi precedenti, dove si potranno sfidare le squadre, molte squadre. Qui si potranno anche scegliere gli allenatori della squadra, ce ne sono anche molti. Qui la schermata di scelta della partita, dove si sceglie lo schema con L e R, l'allenatore, lo schema anche qua si sceglie. Ah no, questo LR è per la squadra della storia, oppure del collegamento 1. Qui le evoluzioni delle tecniche, Kai, Shin, Cho, Setsu e Goku, che non so in italiano come saranno tradotte, molte. Poi V2, V3, V4, A, S, Z, G2, G3, G4 e GX. In italiano non so ancora come saranno. Poi alcuni altri metodi di reclutamento. Qui i giocatori reclutabili in altri modi, Kenshin, si possono avere via internet.
sono molte cose nuove che ci saranno nel gioco. Qui tutte le schermate di amichevoli. Ad esempio qui ci sono la Zeus, la Raymond, questa è una squadra mista tra la Raymond 2 e la Alius Academy, infatti è questa la formazione. Questa qui è una squadra, questa squadra qui, non so come si chiama. E abbiamo visto le informazioni dal sito ufficiale. Ora andiamo nel sito ufficiale italiano, questo è di Luce, tutta la descrizione. Questo sito, questi siti qui li metterò anche nella descrizione. Qui vediamo un po' le immagini italiane. Un ragazzo semplice che ama il calcio, puro come una brezza primaverile, Arion Sherwind. Qui ci sono nuove stats, nuovi parametri, cioè presa, fortuna, tiro, che erano, il tiro era incluso nell'attacco, la presa nella difesa e la fortuna è nuovo. Qui l'uso dei cashin. Serpente a sonagli. Qui un altro metodo di reclutamento. Tiro sonico. Qui come sono i dialoghi. Anche qui. Qui le sfide, le nuove sfide, la schermata di gioco. Anche qui. E qui la schermata di gol. E qui la scivolata, che è molto diversa da quella degli altri giochi. Ad esempio l'1, il 2, il 3. Questo è il sito di Ombra, che vabbè è uguale tranne lo sfondo, le immagini dietro. Queste qui le immagini sono anche queste uguali. Ora vediamo nel nostro sito che cosa si può trovare di informazioni e tutto. Qui le screen che abbiamo appena visto, italiane, gli altri screenshot usciti, ad esempio White Hurricane, la tecnica di Akuryu, i dialoghi ancora con Nelly, questa è della versione Luce con Nelly, qui la Black Ash, un altro cache, il guerriero, in un altro tipo di dialoghi che non sono tutti come abbiamo visto prima. Questa è della versione Ombra perché c'è Camellia. Cashin di Arion, qui è anche di Ombra. Qui un'altra schermata di gioco delle sfide. E vediamone altri. E qui ci sono molte altre cose, ad esempio i gameplay. Speriamo che arrivi presto il giorno dell'uscita, non vedo l'ora proprio. E per questo video è tutto. E ciao a tutti.